Attenzione, che è qua? La tattica. C'ho questi fazzoletti. Tecniche del fuoristrada. Ma dai, davvero? Cioè praticamente per avere più grip? Per asciugarle bene. Ah. Che devi fa? Che devi fa? Anche la pioggia fa parte del viaggio in moto. Buongiorno, ora è 9:20 del mattino, adesso abbiamo lasciato l'agriturismo e stiamo ripartendo con il nostro itinerario. Ci dirigiamo adesso verso il Mugello. Abbiamo sperato ieri che il tempo fosse dei migliori, ma oggi non ci è stato concesso. E sotto questo diluvio, Cree e Spavald stanno continuando il loro viaggio. Oh Lorenzo, al Mugello ci siamo arrivati. Arrivati, in qualche modo. Infreddoliti, bagnati. Bagnati, soprattutto. Però ce l'abbiamo fatta. Fra l'altro, ci siamo scambiati le moto stamattina. Oggi sul bagnato, la Supercharged, l'hai tu, l'H2SX l'hai venuto. Grazie, grazie. E io invece, 1000SX. Ma come ti sei trovato con la moto? Allora, devo dire, leggermente più leggera e anche leggermente più comoda. Più piccolina, più minuta. Un po' più carica sull'avantreno questa. Sì, sì, senti un po' tanto... più. Probabilmente quando c'è da andare forte come ieri. È più stabile secondo me, perché è un pochino più pesante e paga un po' di più. Però poi per viaggiare... Questa qui è più pastosa, esatto. È più... È tutto più leggero. Quindi siamo partiti da ruota panoramica di Rimini, poi passo del Muraglione e stamattina siamo arrivati al Mugello. Purtroppo, niente Lorenzo... passo della Fuda e della Radicosa oggi, purtroppo non siamo stati graziati dal tempo, però è andata così. Rifaremo. Quindi però... Non ci fermiamo, assolutamente no. Andiamo dritti al mare, quindi coast to coast, atterraggio a questo punto a Viareggio. Assolutamente sì, l'importante è completare il viaggio. L'importante è completare il viaggio. Vai, rivestiamoci. Vai. E andiamo. Andiamo, ciao! Ce l'abbiamo fatta, siamo partiti dal Mugello sotto un diluvio davvero universale e siamo arrivati a Viareggio e la sorte ci ha portato il sole. Anche caldo. Col caldo, ci siamo dovuti spogliare tutti gli strati, un casino. Purtroppo ci è dispiaciuto perché abbiamo tagliato i due passi mitici, Fuda e Radicosa, però che dire, è stato comunque un viaggio davvero davvero figo. Anche viaggiare sotto l'acqua a un certo punto diventa quasi piacevole, quando sei completamente bagnato. È romantico. Sì, è romantico. Quasi romantico, poetico. Le moto sono andate benissimo, abbiamo viaggiato, lo ricordiamo, con due Kawasaki Ninja 1000SX e H2SX. Il bilancio fra le due... Come dire, ce lo siamo già letti un po' prima, la Ninja 1000 probabilmente è un po' più comoda. Sì. L'H2 ovviamente per prestazioni esagerata. Forse in un viaggio lungo, dove siamo sempre a velocità costante, allora forse è preferibile. Ecco, se posso dire, anche ergonomicamente mi è piaciuta di più la Ninja 1000 perché... Alla distanza sella pedana è un po', sì. un po' più alta, il manubrio è un po' più lontano, io ero un po' più stretto sull'H2, probabilmente per dimensioni. Sì, io ero giusto sulla H2, però anche io ho preferito di più la 1000, l'ho trovata più semplice in tutto. Bene, quindi non ci resta adesso che salutare tutti quelli che stanno dall'altra parte e gli diamo un appuntamento. Al prossimo contenuto, perché ne faremo degli altri insieme. Il bilancio super positivo, Lorenzo è stato un compagno di viaggio veramente perfetto. Grazie. Perché ci siamo divertiti, abbiamo mangiato, abbiamo rito, abbiamo accelerato, perché tra l'altro devo dire che fra le curve questo qua accelera davvero, No, vabbè, dai. Sì, ci si diverte. Assolutamente. Quindi niente, adesso rimettiamo il casco e tu torni a Roma e io vado a Milano. È stato un piacere. Oh, grazie alla mille, prossima. Alla prossima.